a dire con un altro personaggio che non può mancare è il nostro amico Vincenzo D'Amico, che ormai con Fanny Moon ci conosciamo da tantissimi anni e ne abbiamo fatte di tutti i colori. Però quest'anno ritorni a Dirocon in veste diversa. Sì, anche, perché non solo abbiamo, insomma, continuiamo a fare queste convention anche sotto un altro nome, ma diciamo che ci sono alcune novità. Innanzitutto, io la mia veste è anche quella di autore, per cui Dante levate di mezzo, no, non è vero. Autore nel senso che ho ideato praticamente un libro. Facciamolo vedere, che sarebbe questo. Che si chiama Wondermind. Allora, questo libro serve per fare cultura attraverso il gioco. Perché? Perché sono 1000 quiz di cultura del fantastico, dove c'è proprio tutta quanta la storia del fantastico, dalla preistoria fino ad oggi. Ryu, il ragazzo delle caverne, prima. I fumetti facevano dentro le caverne. Esatto. Per cui ci sono 1000 quesiti dove uno deve indovinare il vero o falso, poi sono chiaramente le risposte, no? Dietro per vedere se sono stato bravo o meno. Altrimenti, se uno si annoia, se si stanca così, cosa fa? Gira il libro dall'altro verso, non so se si vede, si può fare così, e praticamente ci sono gli stessi quiz, ma ti dà la possibilità di fare il mai che buongiorno della situazione, quindi interrogare gli altri, fare delle domande e vedere se gli altri azzeccano se è vero o falso. Quindi è anche un gioco per le famiglie, per tutti quanti, insomma. Si è trasformato in editore, diciamo, la novità di quest'anno. Sì, più o meno, diciamo che questo è il gadget della nostra associazione, per cui chi è che si vuole iscrivere, chiaramente quello è un sostegno per autofinanziare le nostre iniziative, come gadget a questo libro, insomma. Qual è la domanda che ti piace di più qua dentro? Penso che la vai a leggere perché le hai scritte te. Ma lo sai che non me ne ricordo manco mezza. No, vabbè, proprio ne posso leggere una. Posso fare un esempio. Posso fare un esempio che, siccome che sono ciecato, mi tolgo anche gli occhiali. Nel film del 1964 Danza Macabra di Antonio Margheriti, lo scrittore Edgar Allan Poe confessa ad un giornalista di far parte di una setta satanica. Questa è la mia affermazione, ma sarà vero o sarà falso? Io la risposta non ve la do. E rimaniamo così. Vabbè, amici da casa, ecco. E se indovinano gli amici da casa, cosa possono vincere? Cosa vincono? Una stretta di mano da parte tua? Mettici qualcosa. No, ma che. Vabbè, noi ci sosteniamo. Il libro? Dici? Se si comportano bene il libro, dai. Se si comportano bene il libro, se no. Però qui non sei da solo, ma siamo accompagnati con un altro losco figuro, diciamo così. Siamo in compagnia di Luca Pagliaroli, che oggi è qui a dire con perché. Per parlarvi di Torino Mezzocammino, che è un quartiere di Roma recentemente costruito, che si trova a sud di Roma, nella periferia sud, e siamo qui per occuparcene in quanto ha una toponomastica intimamente legata al fumetto italiano. È composto da strade intitolate a autori di fumetti italiani, a scuole intitolate a personaggi per bambini del fumetto italiano, dalla Pimpa, Geronimo Stilton, al Volberto, eccetera, a moltissimi parchi con delle chine in ferro che rappresentano i personaggi del fumetto italiano, ed ha altre caratteristiche importanti, come ad esempio una grande piazza che è intitolata Andrea Pazienza, che tutti conoscete, immagino, l'autore di Zanardi, di Pentola e di altri fumetti famosi degli anni 70, che contiene delle riproduzioni di fumetti italiani tutta altezza in ceramica antigraffito e non toccata da quando si è nella guerra 10 anni fa, quindi a prova di, diciamo, di malintenzionati, che è un elemento di arredo bellissimo. Consiglio a tutti quanti di recarsi a vederla. E quindi noi siamo interessati, non solo, non personalmente io come Luca, ma come presidente di un'associazione che si chiama Focolus Urbis, che da anni si occupa della città di Roma, di combattere il degrado, dell'aspetto civico, di sviluppare la storia di Roma e cose del genere. Pertanto abbiamo pensato che occuparci di questo quartiere fosse una operazione culturale, al di là della curiosità della strada. Ma forse è un quartiere fantastico. Perfetto, è un quartiere anche molto vivibile, perché, benché si trovi nella periferia sud, è un quartiere con palazzine di massimo 3-4 piani, sparso in un territorio molto vasto, quindi con strade molto grandi e non, diciamo, intensivamente abitato. Non sono i palazzoni che uno si aspetta nelle periferie classiche, di cui non faccio nome, insomma, conosciamo che periferie tipiche a cui mi riferisco. E anche con tutti i parchi che ha, è un posto molto, molto ideale per poterci portare i bambini, per fare feste, per picnic, per la strada aperta. È un posto che comunica sensazione di voglia di vivere, voglia di bellezza anche visiva. Noi, come di questo, dicevo, come associazione Focolus Urbis, anche perché vogliamo valorizzare il fatto che questo quartiere, anzitutto, è una periferia diversa da quelle altre,
quindi è un elemento di bellezza, di estetica, e fa piacere che le periferie non siano tutte così, diciamo. Ma anche perché il fumetto in questo modo non diventa una cosa, diciamo, da nerd o da meri appassionati che sono festati con questo, ma è una cosa culturale, perché dedicare l'intelletto delle strade di un quartiere a autori di fumetti che tutti conosciamo, se faccio qualche nome sicuramente li conoscerete, parlo di Giorgio Gibonelli, Aurelio Calleppini, Ugo Pratt, sono personaggi come Corto Maltese, personaggi insomma che tutti conoscete, avete letto tutti da bambini, quindi fa parte della nostra storia e della nostra cultura, per questo ce ne occupiamo e vogliamo che sia valorizzato il più possibile. Bene, quindi un quartiere meglio di questo non si può trovare, soprattutto per gli amanti e per i nerd, diciamo, come, certo, come me e te. Io sono un nerd in erba praticamente. Sei ambiguo, sei ambiguo. Nerd in erba, sei ambiguo, sei ambiguo, sei ambiguo. Dipende da quale erba. Okay. Però, non è questo la sede adatta per parlare di erbe, okay, aromatiche, diciamo così. Però tu invece che cosa stai realizzando all'infuori del libro? Perché so che tu organizzi cose con i cosplay, dici pure. Sì, niente, allora, si continua imperterriti a portare a spasso per Roma i cosplay e i fotografi. Con il nostro fotocosplay, il nostro mini raduno dove appunto i fotografi e i cosplayers possano conoscersi di persona al di fuori delle fiere, e nel frattempo mentre loro pascolano allo stato brado liberi di fare fotografie e tutto quanto, incuriosiscono anche le persone, perché nonostante siamo arrivati su Marte c'è ancora gente che il cosplay non lo conosce. Ogni tanto qualcuno dice: ma come siete mascherati rischiando la morte? Perché come tu ben sai, i cosplay quando sentono di cosa siete mascherati, è una cosa molto carina che continueremo a fare anche appunto prossimamente anche qui al Torrino, quindi ai parchi dei fumetti. Perché ci dobbiamo organizzare una location adatta ad hoc, sì, proprio per questo, no? Assolutamente, assolutamente, per cui forse l'abbineremo anche a qualcos'altro, dipende poi da lui, per cui se non facciamo più niente la colpa è di Pagliaroli, io lo dico subito. Torniamo da Pagliaroli che con l'erba ci sta, Pagliaroli, allora, giustamente là, bravo, perfetto, ci sta benissimo. Noi abbiamo pensato di unire queste cose per superare l'aspetto appunto del nerd che va a fare la fotografia al riquadro che gli interessa, ma per poter portare in questo quartiere che merita i nostri amici cosplay a fare un po' di spettacolo, a portare i bambini e fare passare del tempo libero in allegria e insomma a cercare di fare qualcosa di bello in un posto che si presta moltissimo con location. Chiaramente se è vuoto è un conto, se è pieno di persone che si divertono è meglio. Certo, sarebbe proprio acceso, no? Si dice così, no, cascano proprio... Anzi, vogliamo aggiungere anche un'altra cosa? Certo. Allora, il nostro sogno è poter fare anche un qualche cosa, visto che tanto lì è tutto quanto a gratis, per cui uno entra nel parco, si diverte e tutto quanto. Però se ci sono delle associazioni culturali delle Onlus che durante le giornate vogliono presenziare per farsi vedere, magari portare con sé, non so, qualche diversamente abile, non lo so, si potrebbero anche creare delle occasioni, no, per portare gioia anche alle persone più, no, disagiate. Più disagiate, certo. Bene, allora, per interagire con le vostre associazioni, sì, come si fa? Partiamo da destra per finire poi sulla paglia, diciamo così, sì, per entrare nella Japanimation. Allora, per iscriversi alla nostra associazione basta inviarci un'email su info@japanimation.it e poi vi diciamo tutto quello che c'è da fare. L'iscrizione annuale è di 10 euro e poi ci sarebbe un piccolo contributo di 5-10 euro, insomma, come volete, nel caso fosse interessati ad avere anche il libro, perché quello chiaramente ha delle spese e noi ci dobbiamo autofinanziare, insomma. E per il resto noi tanto il nostro sito è www.japanimation.it. E poi c'è anche il gruppo di Facebook a.c.japanimation. Mi raccomando, vi prego, non Japananimation, ma Japanimation, scritto Japanimation, perché nonostante so 20 anni che ce l'abbiamo, c'è gente che non riesco a scrivervi. Per quale motivo? Perché mettono 2 lettere in più. Per cui ecco, fate attenzione a quello che digitate, insomma. Anche perché poi tramite i vostri social possono essere sempre in contatto per i vostri eventi e manifestazioni. Sì, assolutamente. Anche poi soprattutto per questa nuova, sì, nuova collaborazione, insomma, con il Torrino. Quindi... Esattamente. Noi siamo un'associazione che è di base al Torrino, ma ovviamente ci poniamo l'obiettivo di occuparci tutta Roma, non soltanto del Torrino, ma anche di altre zone. Ovviamente Mezzocammino, il quartiere dei fumetti confina col Torrino, ma comunque è un'opera che va oltre il semplice Torrino. Per quanto riguarda i nostri contatti, noi abbiamo un sito internet in costruzione, quindi vi posso dare l'indirizzo a www.fagusubis.it, ma al momento è ancora in costruzione, quindi non credo che potete interagire su questo. La mia pagina Facebook personale, che il mio nome è Luca Pagliaroli, la trovate su Facebook.
Facebook, abbiamo la mia mail personale luca.paglieroli@hotmail.com e approfitto dell'occasione che ha detto Vincenzo di parlare di un saggio di libri che ha scritto, per dire che anche noi siamo passi a questo livello, anche noi abbiamo fatto un volume su mezzo cammino che si chiama Fumettari on the Road, perché gli editori di fumetti sulle strade, che è disponibile, contattando me, è disponibile anche per chiunque l'editore desideri. Siamo nello stand di Animals Asia con Stefania. È una onlus, di cosa tratta? Allora, è una onlus innanzitutto internazionale, che è stata fondata da una donna inglese che si chiama Jill Robinson nel 96. Stiamo cercando di liberare tutti gli orsi della luna che sono imprigionati nelle fattorie della bile in Cina e in Vietnam. Vengono usati per la bile. La bile. La bile d'orso viene usata nella medicina tradizionale cinese come tonico o come rimedio per vari malanni, diciamo, ma sono state trovate tante alternative vegetali cruelty free, quindi non c'è più bisogno di questa pratica che, oltre a essere molto crudele, è prolungata nel tempo, perché gli orsi vengono tenuti in gabbie grandi quanto il loro corpo, piccole quindi, perché gli orsi alla luna sono molto piccoli e tra l'altro è una specie in via di estinzione, non si possono muovere in queste gabbie e due volte al giorno gli viene estratta la bile. È un processo estremamente doloroso, gli orsi vengono lasciati anche senza cibo e senza acqua, perché più soffrono più producono bile, come gli esseri umani, e vengono trattati come oggetti. Soffrono tantissimo, sviluppano delle psicosi, e non possono poggiare le zampe per terra, quindi sviluppano iperkeratosi sulle zampe, che è estremamente dolorosa. Tutto questo fino alla morte. Noi stiamo cercando di liberarli tutti, sono 10.000 in queste condizioni, e stiamo cercando di farla diventare una pratica illegale, perché al momento in Cina è una pratica legale, ci sono tantissime fattorie ancora da chiudere. Noi recuperiamo più orsi possibili, abbiamo creato due centri in Cina e in Vietnam, due centri di recupero, li riabilitiamo, li curiamo, perché una volta che li tiriamo fuori dalle fattorie sono in condizioni fisiche e psichiche terrificanti, quindi sviluppano tumori, sviluppano infezioni, malattie di vario genere. Abbiamo bisogno di tanti fondi perché è un progetto enorme e non ci occupiamo solo di questo, ci occupiamo anche del benessere degli animali proprio nel sud-est asiatico. Abbiamo fatto petizioni contro il festival della carne di cane e di gatto in Cina e anche in Vietnam. Abbiamo fatto petizioni contro zoo, circhi, delfinari, tutto ciò che è sfruttamento dell'animale per divertimento, per turismo. Quindi, non solo anche in Asia, ma anche in altre parti del mondo. Bravissimo, esattamente, sì. Quindi è un'organizzazione a tutto tondo, quindi abbiamo bisogno di supporter, di donazioni, perché facciamo tante cose, le facciamo bene, soprattutto perché abbiamo fatto anche campagne di sensibilizzazione e di educazione, partendo proprio dalle scuole con i bambini in Cina, per educare all'amore agli animali, l'amore e il rispetto verso gli animali. Questa è una cosa importantissima. E come rispondono i bambini? Recepiscono il messaggio? I bambini recepiscono sempre il messaggio. Purtroppo è l'educazione che gli viene data in famiglia o in altre parti, insomma, della loro vita, e crescono magari senza avere una sensibilità nei confronti degli animali, ma i bambini hanno una grandissima sensibilità nei confronti degli animali, di loro. Di loro. Quindi diciamo che un messaggio che si può dare iniziare sin da piccoli? Assolutamente sì, l'educazione da bambini è la cosa più importante, al rispetto della vita in generale. Bene, allora diamo delle info per chi da casa volesse partecipare, sia economicamente o magari diventare un attivista, aiutarvi nella vostra associazione, come può fare? Allora, io faccio parte del gruppo di supporto di Roma, ok? Quindi abbiamo una pagina Facebook che è Animals Asia Roma. E organizziamo eventi tutto l'anno dove facciamo appunto raccolta fondi, quindi potete mettere un mi piace sulla pagina, seguirci, così avete sempre l'aggiornamento costante sugli eventi che organizziamo. E poi c'è il sito ufficiale, che è animalsasia.org, dove si possono fare donazioni, si può adottare un orso, si possono comprare
cibo, cure medicinali per gli orsi. Quindi diciamo che queste sono le due pagine diciamo principali. Quanti orsi avete liberato nel tempo? Allora, abbiamo due centri, ci sono circa 800 orsi liberati al momento. E purtroppo ce ne sono altri 10.000 ancora nelle stesse condizioni, però. Avete sempre modo di monitorarli poi durante l'anno? Nei centri c'è proprio lo staff, ci sono i volontari che si occupano della cura, di dargli da mangiare, di riabilitarli psicologicamente anche, quindi sono sempre assolutamente monitorati, sono sempre curati. Quindi si possono recuperare? Assolutamente sì.